dottoressa Maura Luperto. Buonasera. Buonasera. Quasi quotidianamente abbiamo il piacere di leggere i tuoi post che ci toccano e trattano aspetti della sfera spirituale. Abbiamo ben capito che la salute fisica passa anche e soprattutto attraverso una salute spirituale. La domanda che vorremmo quindi rivolgerti e quale guida del nostro meraviglioso progetto è: in una società come quella attuale, che tende ad offuscare tutto quello che c'è di bello e sano e che propaganda solo paure e negatività, ovviamente a scapito di una spiritualità positiva e quindi della salute fisica, come possiamo noi appartenenti ai CLEM contrastare questo e raggiungere il maggior numero di persone perché riacquistino positività e un rinnovato entusiasmo sia personale che nel progetto? Allora, posso correggere? Certo, assolutamente. Non sono tematiche spirituali, sono tematiche, io le chiamerei più psicologiche, no? Più riguardanti la sfera di una vivere un'interiorità, come un cammino di consapevolezza che non ha niente a che fare con quello che è lo spirito, che lo lasciamo ad altre discipline, filosofie, eccetera. Quindi come possiamo far crescere questa consapevolezza? Noi abbiamo un'arma potentissima, che è quella dei nostri CLEM. I nostri CLEM sono una genialità, secondo me, no? Qualcosa che unisce le persone, le fa discutere su qualcosa, su una tematica che è un percorso appunto, come dicevo prima, di consapevolezza. Quindi incontrarsi, parlare, confrontarsi, fare gruppo, unirsi, porta a crescere, e quindi questo fa diventare le persone esempio per quelle che sono intorno. Allora, quando diventi esempio, naturalmente trasmetti, perché l'esempio è quello che noi facciamo, un esempio, quello che noi trasmettiamo è un esempio positivo, un esempio di appunto comunione, di unione, di collaborazione, che sono quasi termini desueti in questo momento storico, no? In cui imperante è la divisione, l'ego. Invece noi siamo piccole cellule di un unico corpo collettivo, che è appunto il gruppo. Certo, bellissimo, hai ragione. In merito a quanto detto poc'anzi, purtroppo noi siamo molto preoccupati per la situazione dei giovani, sempre più difficili da coinvolgere anche e non solo nel progetto, tutti presi dentro a degli stereotipi e schemi prefissati di questa società, a volte incapaci di mettersi in gioco, di confrontarsi sulle tematiche attuali. Hai qualche suggerimento da darci per catturare maggiormente l'attenzione dei giovani? Allora, l'attenzione dei giovani viene catturata purtroppo da quelle che sono le tecnologie imperanti adesso, sono state fatte apposta. Cioè, io credo che i nostri giovani li abbiano lobotomizzati. Allora, quando io ero ragazzina, per poterci trovare, no? Guardate, facevamo una cosa bellissima, avevamo un albero con un chiodo piantato sopra, dove quando ci si trovava, se gli altri non erano ancora arrivati, si lasciava un bigliettino e gli altri ci raggiungevano. È bellissimo. Dove siamo andati questa sera? Andiamo a vedere. Su quell'albero c'era scritto dove. Sì, c'era il posto. Cioè, adesso basta un click, ma questo ha isolato sempre di più questi ragazzi, quando non è una favola, diciamo, no? Da vedere questi ragazzi in gruppo, ognuno piegato sul suo cellulare, che sembra quasi un dispositivo che assorbe la mente, assorbe, no? Assorbe la coscienza delle persone. Qualcosa, secondo me, di veramente terrificante. Quindi l'educazione scolastica, secondo me, prima familiare, perché se noi abbiamo genitori che per far star zitti i bambini gli danno il tablet a 4-5 anni, non abbiamo capito niente. Quindi questa è l'educazione che dobbiamo dare ai genitori e soprattutto nelle scuole. Entrare nelle scuole è fondamentale, dove dobbiamo di nuovo riportare i ragazzi all'idea sì dello studio ma anche del gioco. È fondamentale il gioco, perché attraverso il gioco, attraverso le ore libere, attraverso la socializzazione si ritrova la capacità di creare, che questi dispositivi moderni hanno tolto alle menti dei ragazzi.
Quindi questa è la mia grazie. Soluzione. Bellissimo. L'ultima domanda è un grazie intanto che ci arriva, non so da che comparto, di che regione, comunque un grazie particolare a te per aver sostenuto e incoraggiato il progetto Scuola. Ah, cosa sì. vi aspettate dal Natale? Un'iniziativa, per chi non lo sapesse, del comparto blogger, che ha messo a disposizione delle scuole un blog dove permettere agli alunni di comunicare attraverso filmati, idee e opinioni. Ci puoi dire, dottoressa Maura, che importanza assume secondo te un'iniziativa del genere rivolta alla scuola? L'importanza è fondamentale, perché se noi sappiamo utilizzare bene gli strumenti di comunicazione, allora possiamo davvero creare una classe di persone consapevoli e soprattutto dobbiamo capire che la conoscenza ci rende liberi, no? Allora, la consapevolezza è qualcosa di importante. Portare il nostro messaggio nella scuola, secondo me, diventa fondamentale, perché è un messaggio, appunto, come dicevo prima, di unione, collaborazione, eccetera. Quindi sempre di più vorrei che i nostri comparti si adoperassero per entrare nelle scuole con le varie tematiche, le varie iniziative, quindi comparti che collaborano in sinergia per poter poi entrare nelle scuole e fare dei progetti che li porti ad avere la consapevolezza dell'alimentazione corretta e dell'uso corretto delle tecnologie in tutti i campi. Quindi questo è il nostro... con una frase di Maurizio: non abbiamo bisogno che sia facile, ma che ne valga la pena, soprattutto noi sappiamo che è possibile. È possibile. E ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale a tutti e che il 2020 sia un anno veramente per tutti di consapevolezza e di unione fra di noi. E grazie a te per tutto quello che fai per noi. Auguri di ogni bene per questo Natale a te e alla tua famiglia. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.